Kiev ancora una volta sotto attacco da parte di droni russi. Intanto, secondo Zelensky, il Consiglio europeo dovrebbe approvare la decisione di avviare i negoziati per l'adesione del paese all'UE entro il 2023. E mentre anche la Norvegia finisce nella blacklist di Mosca, sale la tensione anche al confine tra Polonia e Bielorussia, con Varsavia che denuncia una violazione dello spazio aereo e invia nuove truppe. Intanto Bruxelles avverte i paesi in via di sviluppo e i paesi del G20 che Mosca sta offrendo grano sotto costo per creare nuove dipendenze e rendere il pianeta dal punto di vista alimentare ancora più vulnerabile.